Nella lotta quotidiana per cercare di ridurre i costi della spesa pubblica e soprattutto quella in questo caso comunale, l'amministrazione di Fossa Cesia ha da comunicare una notizia molto importante perché c'è la concreta possibilità di ridurre i costi per l'energia elettrica abbattendoli addirittura del 60%. Il sindaco Stante ci spiega come. Sì, noi è uno dei provvedimenti, ultimi provvedimenti per la messa in sicurezza e per il risparmio energetico, in sintonia con la legge, in sintonia con il patto del 20-20-20. L'ultimo atto è quello di aver sancito proprio la settimana scorsa un accordo con una società che installa, gestisce i riduttori di flusso sulla pubblica illuminazione. Questo permetterà di abbattere le emissioni di luminosità durante le ore notturne con un risparmio energetico di circa il 60%. Il costo viene gravato dalla società, è gravato sulla società a costo, come dire, zero per il comune, in quanto la società, recuperando il 60% di questo del risparmio energetico, per 6 anni, praticamente noi riusciamo a non avere un aggravio della spesa per l'energia elettrica per quanto riguarda l'illuminazione della pubblica illuminazione. Questo provvedimento riguarderà tutto il territorio comunale. Riguarderà il 70% del territorio comunale e la ditta che ci fornisce e gestisce questi riduttori di flusso praticamente verrà ripagata con il risparmio energetico, che comunque questa riduzione dell'intensità luminosa rientra nei limiti di legge.